start the party. Ah, se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Let's start the party. Eccoci in diretta da www.stapparadio.it o in alternativa www.spreaker.com con Les Stord at Full Blast, a tutto vintage 70 and 80 con Faxi DJ che vi saluta.
bravissimo, vi abbiamo lasciato in balia della sigla che praticamente vi ricorda gli anni più belli della disco, del funky, della dance, del rap, del funky rock. Dunque, Souvenirs è quello dei Voyage, il brano che state ascoltando del 1978, che è la nostra sigla. E poi dicevo, l'altro grosso fenomeno è stato quello della Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera, che scatenò la voglia di sgranchirsi, di... Last Word at Full Blast a tutto vintage 70 and 80 con Foxy DJ. Thank you.
non poteva non confondersi. La bravura di questo grande artista e la chitarra soprattutto immediatamente riconosciuta dal grande George Benson. Questo è un mega mix, un mega medley dei suoi successi più significativi del 1986. Ricordiamo Give Me The Night e Turn Your Love Around. L'ingresso di Turn Your Love Around, di Give Me The Night, che si alternano in questo super mega mix. Con George Benson inconfondibile. Era George Benson, intanto per non confonderci le idee, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, nato a Pittsburgh il 22 marzo del 1943, chitarrista e cantante statunitense, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha generato una simbiosi davvero unica, ha spaziato dal jazz a hits internazionali, tra cui Give Me The Night, Turn Your Love Around, On Broadway, Nothing's Gonna Change My Love For You, Song For My Brother e altre, altre ancora. Musicista statunitense, ha cominciato la propria carriera all'età di 21 anni come chitarrista jazz. Benson tuttavia è noto presso il grande pubblico soprattutto come cantante di musica pop e rhythm and blues, grazie a dei grandi successi tra cui Give Me The Night, Lady Love Me, One More Time, Turn Your Love Around, In Your Eyes, Love For Love, Pain With You e This Masquerade. George Benson è ricordato dai jazzofili anche come abile utilizzatore dello scat, una tecnica che permette di creare vocalizzi che imitano gli assoli jazz suonati con la chitarra. E questo è il mega mix dei successi più del mitico George Benson. Stiamo ascoltando in questo mega mix le note di Game in the Night. Give me the night, give me the night.
Effetti sonori speciali incitando anche a scatenare le vostre gambe. George Benson, questi effetti speciali rendono ancora più speciali Restored e Full Blast a tutto vintage 70 and 80 con Faxi DJ George Benson e il suo Mega Mix del 1986. Sono passati 23 minuti e 38 secondi da quando stiamo in onda. Questa è www.stapradio.it. Potete in alternativa seguirci su www.spreaker.com. Nei suoi successi più significativi mixati in questo super mega mix mega medley marcato 1986 da Turn Your Love Around a Give Me the Night, Love for Love, eccetera eccetera eccetera.
Quasi mezz'ora dall'inizio, dunque, al Sword at Full Blast, tutto vintage 70 and 80 con Faxi DJ. E il brano scelto per voi, il Super Mega Mix di Mr. George Benson del 1986. Una colonna sonora di estate non può. Let's do it, let's do it, do it right, take your time, SOS Band, dunque Let's Do Red Full Blast, a tutto vintage 70 and 80 con...
chitarra John Simpson, al basso James Earl Jones, Sir alla batteria e Mary Davis alla voce e tastiera. Originariamente conosciuta come Santa Monica, la band ha poi cambiato il suo nome in The Band SOS e poi SOS Band, appunto acronimo di Sounds of Success. Dopo aver ascoltato la sua demo ed essere stata impressionante con il suo sound, Tabu Records ha firmato il gruppo per il suo primo contratto discografico. Nel 1980 il gruppo ha pubblicato il suo primo singolo di successo, Take Your Time, Do It Right, che stiamo ascoltando, certificato con disco di platino e che ha venduto oltre 2 milioni di copie. L'album di debutto SOS e ha avuto l'oro e lo stesso album ha venduto altre 800.000 copie. Take Your Time, Do It Right, dunque SOS Band all'Estrude Full Blast. Take Your Time, Do It Right, era dunque la SOS Band. Dunque continuano le nostre chicche e in attesa di farle arrivare al vostro ascolto, sintesi di quello che abbiamo ascoltato fino adesso, George Benson oppure la SOS Band tra i protagonisti dell'edizione di quest'oggi all'Estrude Full Blast, tutto vintage 70 and 80 con Foxy DJ. Girls.
the 3 degrees all'estore a full blast a tutto vintage 70 and 80 con Foxy DJ. Inediti effetti speciali per questa edizione di sabato 17 maggio 2014, sono le 16 e 10 minuti primi, 44 minuti, quasi 45 dall'inizio della prima nota, Casey and the Sunshine Band, questa è la mitica Black Water Gold. Casey and the Sunshine Band, la band cosiddetta del sole nascente, gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music, autori ciò nonostante anche di numerosi successi funk, rhythm and blues. Tra i loro brani più famosi si annoverano i pezzi disco That's the Way, Oh Oh Oh, I Like It, I'm Your Boogeyman, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, Keep It Coming Love, Get Down Tonight, la nota ballata Please Don't Go. Per quanto oggi praticamente assente dal panorama musicale, il gruppo ha goduto di popolarità internazionale nella seconda metà degli anni 70, testimoniata dalle oltre 75 milioni di copie di dischi vendute in carriera. Il gruppo fu fondato da Harry Winecassy, detto anche Cash, impiegato presso una casa discografica di Miami, la Decca Records. Presto si unì anche Richard Finch, suo unico partner nella scrittura dei testi delle canzoni, e a seguire Jerome Smith, Fermin Goiti Solo e Robert Johnson. Anche Chris Milton, grande amico di Casey, lo aiutò a ricercare gli elementi adatti per il suo gruppo. Stiamo ascoltando Black Water Gold. La versione instrumental, più che altro, da Casey and the Sunshine Band, Black Water Gold.
Nel settembre del 1973 i Casey and the Sunshine Band pubblicarono il loro primo singolo, Blow Your Whistle, e 5 mesi più tardi anche Sound Your Funky Horn, entrambi inclusi nell'album d'esordio dal titolo Do It Good. I 2 pezzi di stampo rhythm and blues ebbero tuttavia un mediocre impatto commerciale. A distanza di qualche mese però George McCrew riscontrò un successo clamoroso con il brano Rock Your Baby, scritto da Casey e Finch, vendendo oltre 5 milioni di copie. In Europa i Casey and the Sunshine Band rilevarono una notevole popolarità grazie al brano Queen of Clubs, motivo per cui partirono per una tournée per il vecchio continente. Ma la consacrazione arriva nel 75, quando con l'omonimo album Casey and the Sunshine Band il gruppo riceve 3 dischi di platino, corrispondenti a 3 milioni di copie vendute solo negli States, trascinati dalla fortuna di Get Down Tonight. Black Water Gold, Casey and the Sunshine Band. Water Gold, Rhythm and Blues e sonorità funky per voi alla Store del Full Blast, tutto vintage 70 and 80 con Foxy DJ. E il sogno americano continua, fenomeno disco con The Ritchie Family, American Generation. Generazione americana dunque, effetti sonori e tendenze disco per il gruppo delle Ritchie Family, gruppo musicale americano statunitense. In origine le componenti erano Cheryl Mason Jacks, Cassandra Ann Wooten e Gwendolyn Olivier durante il periodo dal 75 al 77. Successivamente fecero la loro comparsa Vera Brown, Jackie Smith Lee e Theodosia Dodie Dreher nel periodo che va dal 1978 al 1982, finché nel 1983 la Dreher fu sostituita da Linda James. Gli ideatori di questo progetto erano Jax Morali e Henry Bello. Non si trattava semplicemente di un gruppo di belle ragazze creato con l'intento di fare estetiche apparizioni, bensì di un connubio di vere artiste e talentuose showgirls. Cassandra e Gwendolyn formarono la loro esperienza con voci coriste in diverse produzioni della Philadelphia International, facendo anche parte di un gruppo, One Eyed Peas.
Sheridan invece era già una cantante conosciuta in Ohio. Il primo disco fu prodotto da Jax Morali, che era innamorato del Philly Sound, e lui l'artefice di successi come Brazil del 1975, The Best Disco in Town del 76, Life is Music African Queens, Quiet Village del 1977 e American Generation, I Feel Disco Good, entrambi del 78. Ancora Bad Reputation, What You Fit to Be to the Beat, ambedue del 79, Give Me a Break dell'80, I Do My Best del 1982, prodotto da Fred Petrus, e All Night All Right del 1983. Ultimamente, in un capodanno molto recente, quello della Notte di San Silvestro 2011-2012, andato in onda su Rai 2, su Rai 1, hanno partecipato allo spettacolo condotto da Carlo Conti. The Ritchie Family, American Generation. Il sogno americano delle vere stars del fenomeno disco, Ritchie Family, American Generation. Sperimentazioni inedite per la prima volta, sabato 17 maggio 2014, in onda per l'Estuola e Full Blast, a tutto vintage o 70 and 80 con Faxi DJ. Siete collegati con stapradio.it oppure in alternativa spreaker.com. Chi vi parla è Faxi DJ per tutti gli features del vintage degli anni 70 e 80. Abbiamo quasi terminato un'ora di trasmissione e tra quattro brani ci daremo appuntamento alla prossima edizione. Ritchie Family, American Generation.
Siamo entrati nel fenomeno del sogno americano a più non posso per queste bellissime ragazze dal nome altrettanto fascinoso della Richie Family. Un po' per fare riferimento ai capelli ricci che sono una caratteristica di fenomeno e chiaramente naturale di tutte le componenti in comune del gruppo della Richie Family e i valori della famiglia in un nome veramente che più americano non si può. Generazione americana dunque per le Richie Family qui a stopradio.it e o spreaker.com con Faxi DJ in onda e Listen at Full Blast a tutto vintage 70 and 80 con Faxi DJ. Ebbene sì ragazzi, la Peter Jackson Band dunque ci funge da sottofondo musicale. La Peter Jackson Band è una band che nasce dalla collaborazione italiana di un nostro noto amico di quegli anni, con Walking on Music hanno iniziato la loro carriera, ci hanno ereditato quello che era praticamente il brano iniziale dell'ultimo disco ufficiale in versione a 33 giri della Peter Jackson Band. Dunque non poiché abbiamo ereditato solo l'inizio, per qualche problema tecnico non va avanti il brano, perché salta, perché la registrazione viene da un vecchio nastro. Sostituiamo il brano e continuiamo le nostre chicche. Sul sottofondo delle The Richie Family, dunque andiamo avanti con l'Extraordinary at Full Blast, tutto vintage 70 and 80 con Faxi DJ, per concludere alla grande la nostra trasmissione con gli ultimi brani in programma. Point of no return. Chi possono essere i New Shoes? Quelli di I Can Wait. Here we go. I need you.
Nuscious dopo I Can Wait. Dunque, la band formata principalmente da una coppia di coniugi statunitensi, tanto per rimanere in tema di sogno americano, John Smith e Valerie Day, originari di Portland nell'Oregon. Molto attiva negli anni 80, la band ha pubblicato 3 album negli Stati Uniti, mentre l'album che ha avuto un successo a livello internazionale è stato Poolside del 1985. In questo album è contenuto il brano più popolare, I Can Wait. Questo singolo si piazza al primo posto della Billboard Hot Dance Club Party, al secondo posto nella classifica Rhythm and Blues e al terzo posto nella Billboard Hot 100 del 1986. Nel Regno Unito si piazza invece al secondo posto e raggiunge anche la top 20 negli altri paesi europei, tra cui in Italia, dove si piazza alla 10ª posizione. Altro singolo di una certa rilevanza, lo stiamo ascoltando, è Point of No Return. Noon Shoots. Poco fa vi parlavo di Peter Jack's Band, una produzione targata Mauro Malavasi, e chiaramente il gruppo fondato appunto da Mauro Malavasi attraverso un progetto con Peter, detto poi anche Malavasi, che era anche un amico fraterno di Mauro, il suo gemello americano lo chiamavano chiaramente, e il pezzo di esordio era Walking on Music, e poi hanno fatto un album dal titolo Welcome Back, da cui era tratto appunto quella nota iniziale particolare del 1980 di Easy Tip. Shoots con Point of No Return. Nel frattempo il direttore della radio di istituto al City College of New nel 1977 cambia il suo nome in Curtis Blow
All'anagrafe risulta come Curtis Walker, nato a New York il 9 agosto 1959. È un rapper e produttore discografico statunitense. Iniziano le collaborazioni come quella con Grandmaster Flash. Un disco di Curtis. Grazie al brano Christmas Rapping in collaborazione con lo stesso Ford e J.B. Moore ottiene un contratto discografico con l'etichetta Mercury. Continua con The Bricks, che giunge nella top 5 accanto al brano Rapper's Delight della Sugar Hill Gang, e diventa disco d'oro nel 1980. Lo stesso anno esce Curtis Blow, il long plane che raggiunge la top 10, comprendente oltre il brano The Bricks anche Hard Times e Through Your Ears. Seguono gli album Deus del 1981, Truth del 1982, Party Time EP del 1983. Inizia la sua attività di produttore aiutando i Fat Boys. Nel 1984 vede la luce Ego Trip, famoso per i brani AJ Scratch, Basketball e 8 Million Stories, realizzato con i Run DMC. Seguono i singoli If I Rolled the World e Crush Groove, quest'ultimo con i Run DMC, Fat Boys e Sheila in Black Version, contenuti nella colonna sonora del film Cash Groove, in cui egli stesso ha una parte. Altri album: America del 1985, Kingdom Blow del 1986 e Back by Popular. Dopo Rapper's Delight, uno dei pezzi più significativi della storia della rap, Made in USA, sbarcato anche in Europa. Il primo ufficiale di questi brani era appunto Rapper's Delight, targato Sugar Hill Gang. Noi stiamo ascoltando il famoso rapper Curtis Blow, The Bricks. Just do it. I just do it, just do it, I just do it, just do it. You say less when you make the perfect guy. Una storia spaziata su più generi quest'oggi, chiaramente al sabato 17 di maggio 2014. E Left Shore Full Blast, tutto vintage 70 and 80 con Faxi DJ. Lo spazio vi è gentilmente concesso per opera di Alessandro Procopio, che vi aspetta nel suo negozio Gold Art in via Cherso 188 a Roma, laboratorio di arte, orafa e gioielleria, nel quale potete trovare
tutti i modelli che cercate per poter fare i vostri regali in metallo prezioso. Con i suggerimenti di Alessandro Procopio siete sicuri di andare per il verso giusto, e Alessandro è sicuramente felice di potervi dare l'indirizzo nella scelta. Curtis Blow, The Bricks, Alessandro Full Blast, siete in onda su stapradio.it e o www.spreaker.com. Torna la Casey and the Sunshine Band, the Mr. Case. Ci balliamo un lento. Please don't go. Una slow ballad importante, questa di Crazy and the Sunshine Band, grande successo dell'epoca, targato Please Don't Go. Non a caso, per la sua traduzione, questo brano che sembra dirci no, per oggi non andare, non andare, bene sì, perché ci chiedono di aspettare ancora qualche minuto prima di chiudere questa trasmissione. Ebbene sì, anche per tutti i problemi che ci sono stati l'altra volta, per i quali mi scuso, per la scorsa edizione, quella di domenica, che praticamente per via di una doppia interruzione ha sconvolto un po' i piani della scaletta, la rivisitazione di tutta la trasmissione, e chiaramente quella che ha troncato la fine della trasmissione stessa. Please Don't Go, dunque, Casey and the Sunshine Band, e per chiudere bene ancora ci godiamo l'ultima chicca. Torniamo a scatenare per l'ultima volta quest'oggi le gambe, spremendo le meningi per ricordare quello che era il popolare DJ
di origine cosentina, Sandy Martin, People from Ibiza. Nato in Croazia, ma di antiche origini cosentine della sua famiglia, Sandy Martin ci ha fatto sicuramente sognare. Alexander Sandy Martin, nato a Zagabria il 4 ottobre 1959, divenuto famoso soprattutto nel genere della musica italo disco degli anni 80. Ma fu soprattutto l'anno successivo con il definitivo nome di Sandy Martin che arriva al grande successo col brano disco dance People from Ibiza, in testo inglese, ciuffo biondo e tastiera elettronica a tracolla. Questa canzone fu talmente di successo che fu utilizzata dall'ente locale per la promozione turistica di Ibiza nella stessa Spagna. Se ben ricordate, la sua esemplare interpretazione da parte di un noto DJ italiano, poi ultimamente diventato conduttore televisivo e radiofonico. E se ben ricordate che aveva avuto anche il suo primo cover game su Rai 1, Amadeus, ne fece un'interpretazione esemplare a tale quale show. Dunque, sono andato un po' a braccio con il ricordo di questo particolare. Negli anni 80, fra gli ospiti più assidui del Festival Bar di Vittorio Salvetti, allora trasmesso in televisione da Canale 5, mentre nel 98 realizza un piccolo scoop per la trasmissione di Italia 1 Meteore, condotta da Gennocchi e Giorgio Mastroda. Colonne sonore di quest'oggi dunque per Let's Start and Full Blast, tutto vintage 70 and 80 con Faxi DJ, con un'ora e 23 minuti di trasmissione, sabato 17 maggio 2014. Ai miei conterranei auguro buon pellegrinaggio di questa notte verso il promontorio di Capocolonna, accompagnando il quadro della nostra Madonna Bizantina, la nostra patrona crotonese.
invito tutti coloro che andranno al pellegrinaggio di 12 km dal Duomo di Crotone alla chiesetta del promontorio di Capocolonna a pregare per me. Era dunque Sandy Martin con la sua eccezionale People from Ibiza. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai. Let's start the party. Puntuale arriva la sigla di chiusura. 85 minuti e 30 secondi di trasmissione. Questo oggi è sabato 17 maggio 2014. Sono le 16 e 54 minuti primi. È il momento di congedarci e di darci appuntamento alla prossima edizione. Probabilmente sabato prossimo, alle 14.30, 14.45 circa, visti gli impegni imminenti della domenica 25 di maggio, impegni da elettore. Che vi abbiamo trasmesso quest'oggi, grazie anche al riferimento della sigla Souvenirs del 1978 dei Voyage. Spero siano stati di vostro gradimento. Potete seguire per tutta la settimana la vostra trasmissione preferita, che a quanto pare macina successi e records su records. Dunque, grazie anche al vostro impegno, per cui vi ringrazio tantissimo della pazienza per averci ascoltato non solo da Roma, da tutto il Lazio, dalla provincia di Latina, da Monterotondo, ma anche coloro che ci hanno ascoltato un po' da tante altre parti d'Italia, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Sicilia, dalle parti del centro, Abruzzo, Lazio, abbiamo detto, Umbria e Toscana, e un po' anche dalla Piemonte, dalla Lombardia e dal Friuli Venezia Giulia, nonché dalle prestazioni d'ascolto.